Roma è detta la superba, perché con i suoi soli palazzi si trova ad essere un sito dell'UNESCO, patrimonio mondiale, che riguarda il sistema dei palazzi dei rolli, così definiti, che fanno parte tutti insieme del patrimonio dell'umanità che l'UNESCO indica in tutti i luoghi del mondo e in Italia con il numero più alto, 57. E 57 sono i luoghi, ma solo a Genova, in un solo vincolo, ci sono 42 palazzi dei Rolli, tra gli oltre 100 palazzi che sono anch'essi privati e pubblici, ma ancora conservati, che da Strada Nuova arrivano a gran parte del centro storico attraverso via Lomellini, piazza Fossatello, via San Luca, fino a piazza Banchi e al mare. Ora, questa identificazione così senza confronto, unica, io ne ho visti alcuni nel corso degli anni, con lo stupore per la conservazione non solo degli affreschi e degli ambienti e degli arredi in molti casi, ma di collezioni, le più belle collezioni private, come non ci sono neppure nei tre grandi palazzi con le collezioni fideicommissarie di Roma, che sono Doria Pamphili, Pallavicini e Colonna. Qui di più, e anche qui non Pallavicini ma Pallavicino, quello che il principe Domenico ha voluto fondazione e che possiamo dire sia quello da cui si può partire per un percorso che oggi si chiama Rolli Days Digital Week. Quindi vuol dire che è una settimana di rolli, sostanzialmente, che si percepiscono dal 16 al 23 maggio, non nell'esperienza diretta di viverli, come molti di noi hanno fatto e altri faranno, nella prossima edizione certamente, andando dentro di loro, ma attraverso l'esperienza digitale, che ci fa comunque vedere tutto, passare dappertutto, con sempre più sofisticate tecnologie, e però ci toglie la vita fisica. Questo è ciò che dobbiamo pagare per la pena di questi mesi, per una riapertura che non viene rimandata, ma coincide con le date indicate dal Ministero per la riapertura dei musei, in questo caso più che musei, case, palazzi, vita, e quindi dal 16 al 23, si è detto 18 con il Ministro Franceschini, sarà possibile entrare con gli occhi, con la gola, dentro questi palazzi. Qui sintetizzati nel percorso che è stato voluto dal Comune e dalla bella assessore Barbara Grosso, che con noi entra e noi con lei in Palazzo Pantaleo Spinola Gambaro, in Palazzo Tobia Pallavicino, in Palazzo Angelo Giovanni Spinola, in Palazzo Nicolosio Lomellino, che è diventato anche una sede espositiva importante in questi anni, in Palazzo Ridolfo Maria e Gio Francesco Briglio alle Sale, che poi è il Palazzo Rosso, museo che deve essere riallestito e che è stato già risistemato in un allestimento degli anni 50, tutti in via Garibaldi, e ancora Palazzo Gio Carlo Brignole in Piazza della Meridiana, Palazzo Giacomo e Pantaleo Balbi Senarega in via Balbi, e Palazzo Ambrogio di Negro in via San Luca, e io ricordo il Palazzo Cattaneo Adorno. Tutto questo dentro un solo pensiero di patrimonio dell'umanità. Quello che la città aveva già stabilito con un'idea precedente l'UNESCO, e cioè un decreto del Senato che nel 1576 stabiliva che i palazzi dei Rolli fossero aperti per le visite di Stato, volevano dire per le visite dei potenti. Oggi lo Stato siamo noi, e quindi quella stessa idea del 1576 si riproduce nella nostra presenza come persone che tutte insieme sono lo Stato, nei Rolli. E questo è un segnale di come i tempi sono cambiati, ma di come quel patrimonio è lo stesso. Oggi l'UNESCO, ieri il Senato, lo indicano come spazi per la nostra mente, per i nostri occhi, per il nostro cuore, e perché questo renda Genova la prima città d'Italia, non a Milano, non a Firenze,
non a Roma, palazzi in questa continuità, in questo vincolo unitario che l'UNESCO ha consacrato, forse soltanto a Venezia, che però non ha il sistema dei rolli. E quindi dal passato al presente, attraverso l'intuizione di Rubens, che si fece genovese arrivando in Italia, noi ritroviamo integro quel patrimonio per l'apertura a tutto il mondo, a tutti gli occhi, in una democrazia che, nonostante la sua tradizione aristocratica, ha compreso prima e meglio di tutti il principe Domenico Pallavicino. Questi beni sono suoi, ma noi abbiamo un limite e saranno ancora più nostri, e suoi in particolare, quando tutti gli occhi potranno vederli. Li vediamo adesso attraverso il percorso digitale, li ritroveremo andando dentro, e quando riapriremo la Fondazione Pallavicino sarà una scoperta di spazi meravigliosi che restano di chi li ha conservati, che l'ha fatto per tutta l'umanità e consacrerà il suo impegno proprio quando gli occhi di tutto il mondo entreranno in quelle stanze, in quelle case, vedranno quei quadri. Ecco perché questa è una gran festa dal 16 al 23 maggio. Tutti a Genova, anche lontani da Genova. Tutti in quei palazzi, anche stando a casa propria. Questa è l'esperienza del sistema dei rolli.